Nell'ottava tesi del manifesto Ringiovanire il mondo, lei ricorda l'inutilità di microlotte portate avanti da gente che si occupa di geoingegneria, di ecologia, di geopolitica, se queste microlotte non sono inserite però nella lotta fondamentale che è quella sistema economico-capitalista. Perché trattare a compartimenti stagni queste microlotte non fa altro che portare acqua al mulino della stanza dei bottoni di chi ha il potere dell'economia mondiale. Cosa vuol dire lei, cosa vorrebbe dire se ce ne fossero presenti in sala a questi nostri amici, pur generosi e nobili, che scegliendo di battagliare intorno ad un argomento specifico, però perdono, diciamo così, la visione d'assieme della totalità nella quale avrebbe senso quella battaglia particolare, come l'acqua pubblica, l'uscire dall'euro, perché è vero che bisogna uscire dall'euro, ma contemporaneamente all'uscita dal capitalismo. Cosa potrebbe dire lei a questi Don Chisciotte generosi ma inutili alla causa complessiva? Ma dunque, esordisco con una premessa. Oggi abbiamo nel nostro presente una galassia di microlotte di per sé anche nobilissime, come quelle in difesa dei beni comuni, dell'acqua, in difesa delle donne, in difesa di tutto, cioè una lotta in difesa di ogni cosa, il che ovviamente... Ma non si difendono già bene le donne in questo momento. Stavo enunciando le varie forme. Volevo sdrammatizzare. No, ma al di là di sdrammatizzare, il vero punto è un altro, secondo me. Il vero punto è che manca una coinè, cioè una grammatica comune in grado di costituire, diciamo così, un orizzonte di senso più grande rispetto a quello pur nobile della microlotta. Ciò che invece, pur con tutti i suoi limiti, il marxismo dava. Uno può dire, non condividevo nulla del marxismo, no? Però il marxismo ha saputo dare una grammatica di senso, vuoi anche una filosofia, per irrigidita e dogmatica che fosse, che dava un orizzonte di senso più ampio rispetto a quello della microlotta per i pesci della Valsusa piuttosto che per l'acqua pubblica, no, per fare esempi, anche la TAP, per dire, la lotta contro la... cioè ci sono una quantità caleidoscopica di microconflitti, alcuni dei quali più nobili di altri, non voglio porli tutti sullo stesso piano naturalmente, però quello che manca è una grammatica unitaria, una coinè, che è quello che invece bisogna ricostituire, che il potere continuamente cerca non solo di impedire che si ricostruisca, ma che di più operativamente cerca di frammentare, ecco, cerca di frammentare queste microlotte, per cui chi lotta su un fronte non collabora con gli altri perché per vari motivi, cioè si crea una frammentazione dei conflitti, che finisce per riprodurre uno dei principali drammi del nostro tempo, che è l'atomizzazione, cioè il fatto che il capitale si regge sulla programmatica frammentazione del legame sociale, sull'abbandonare l'individuo o il microgruppo solo al cospetto del mondo, laddove invece è solo costruendo una dinamica più grande rispetto a quella del microgruppo settario che si divide poi per gemmazione, si riproduce per gemmazione, manca una grammatica appunto comune. Da questo punto di vista, se dovessi dare un consiglio non richiesto, ma in questo caso richiesto, a questi microgruppi, direi appunto di cercare di creare quello che dice, un fronte contro il fanatismo dell'economia come base della grammatica contro questo appunto cattivo infinito della produzione fine a se stessa. Connettersi con la totalità, non solo con internet, ma anche con la totalità stessa. Certo, perché anche quando si parla di rete bisognerebbe aprire anche qui un ampio discorso, ma il problema della rete è che mette in relazione le persone, sì, da un certo punto di vista, però crea relazioni virtuali, perché essere connessi in rete implica il pur sempre rimanere soli davanti allo schermo del computer.
cioè si produce insieme tramite la rete connessione virtuale e atomizzazione reale, potremmo dire. Ecco, questo è il paradosso della rete, cioè che la realtà, come diceva il mio maestro Costanzo Preve, delle solitudini connesse via internet, no? In cui appunto ciascuno è rivoluzionario dietro la tastiera, nella sua stanza, e per ciò stesso è disinnescato il legame sociale che solo può costituire la base di una trasformazione tesa a ringiovanire il mondo, appunto. E questo fa parte, in generale, per tornare anche a una delle domande precedentemente formulate, fa parte anche della più grande dinamica che sta a monte rispetto a queste patologie, cioè la dinamica che si può compendiare in una domanda, che è in fondo la grande domanda che pone Platone con il mito della caverna: perché gli uomini amano la loro schiavitù? Questo è il punto fondamentale. Io credo che oggi, al cospetto delle tragedie sociali che il fanatismo dell'economia continua a produrre, con la disoccupazione giovanile in Italia che supera il 40%, in generale io credo che 30 anni fa con queste patologie sarebbero esplose 30 rivoluzioni francesi e 20 rivoluzioni russe, forse sarebbero bastate per esplodere. Oggi invece queste contraddizioni vengono avvertite, ma sono vissute come ineluttabili, come intrasformabili, come cataclismi naturali in qualche modo. Come la fotosintesi. Esatto, come il tsunami, appunto. Nemmeno la distinzione fondamentale tra natura e storia, tra natura e società. Infatti viviamo in un'epoca di naturalizzazione della società. A ciò si aggiunga poi, come tratto non secondario, quella oscura volontà di servire che rientra, che è uno degli istinti possibili, diciamo, della natura umana, e che era stato studiato molto bene in un testo della prima modernità che andrebbe riaffrontato, che è il discorso sulla servitù volontaria di Lavoisier, no? In cui appunto si metteva a tema una verità di una semplicità sconvolgente: smettete di servire e sarete liberi, no? Smettete di servire e sarete liberi, laddove invece gli uomini oggi continuano ostinatamente a essere cultori della loro servitù. Questo è il punto fondamentale, no? Non soltanto sono cultori della loro stessa servitù, ma sono pronti, proprio come nel mito della caverna platonica, ad agguerrirsi, a lottare contro gli eventuali liberatori, no? Ad accanirsi contro gli eventuali liberatori. Questo è il paradosso. Che non sono gli americani di 70 anni fa. Beh, certo, oggi spesso vi si proclama liberatore, ma in effetti non lo è, usa le categorie. Mi sono permesso di stuparmi. No, no, ma è un'osservazione. Il punto è esattamente questo, che ci troviamo in una situazione di amore per la schiavitù. Se volessimo semplificare il discorso, potremmo dire che ogni pancia vuota, proprio per andare all'essenziale, ogni pancia vuota dovrebbe essere già di per sé stesso un argomento, peraltro incisivo, contro il sistema del fanatismo dell'economia. E invece vediamo, assistiamo increduli al fatto che le pance vuote non soltanto non si mobilitano per ringiovanire il mondo, ma chiedono semmai di essere ammesse nell'apartheid globale chiamato capitalismo. Un esempio che cito, scusatemi sempre, ma perché mi ha veramente molto segnato questo esempio: quando qualche mese fa si sono formate le code davanti ai negozi che vendevano i nuovi telefonini di ultima generazione, con gente precaria, flessibile, a rate, che anziché rovesciare il mondo che le costringe a quella schiavitù, si sono placidamente messe in coda per entrare in possesso del nuovo cellulare, il meglio che il sistema capitalistico possa vendere loro. Ecco qui davvero è il gregge amorfo degli ultimi uomini, evocato anche nell'undicesima tesi in prima letta, no? Gli ultimi uomini, nessun ideale, nessuna grandezza in cui sperare, per cui lottare, solo il volgare edonismo della forma merce, l'individualismo edonistico, che è uno dei tratti fondamentali del nostro tempo.
l'individualismo edonistico, l'abbiamo visto, ritorna ossessivamente nella pubblicistica e nelle prestazioni ideologiche, no? Devi godere individualmente, ripete continuamente il discorso del capitalista, e ossessivamente lo mette in mostra deridendo chi ancora resiste a questa volgarità divenuta mondo. L'abbiamo visto, cito delle scene semplicemente con funzione didascalica, le scene patetiche e volgari delle ragazze nude in piazza del Vaticano col crocifisso usato in maniera impropria, presentate come eroine della libertà, no? Godimento individuale, devi godere, e chi non accetta questa logica illogica automaticamente è denigrato, calunniato e diffamato, no? Questa è la logica, e sempre più nei mesi, mi permetto di fare una profezia in realtà a buon mercato, appunto, una profezia a buon mercato, sempre più nei prossimi tempi si irrigidirà la dicotomia, anch'essa gestita dal potere, diciamo così, ma in realtà questa rispondente a una logica più profonda, la dicotomia fra edonismo gretto, volgare, individualistico, nichilistico, da una parte, e dall'altra religione di chi in termini cristiani, islamici, perché qui non si tratta di fare l'ennesima contrapposizione sciocca fra cristianesimo e islam, semmai la contrapposizione oggi è fra le religioni, che in maniera benemerita, sia quella islamica sia quella cristiana, non si lasciano appiattire nella volgarità dominante dell'edonismo ultracapitalistico, e dall'altra parte invece il discorso iperedonista, iperindividualista, che vuole distruggere ogni forma di religione della trascendenza per lasciar sopravvivere la sola religione consentita, quella del mercato, no? Anche l'uso che si è fatto dei terribili patti francesi di Charlie Hebdo sotto gli occhi di tutti, no? Ovviamente è giustissimo condannare il gesto terroristico, ci mancherebbe, qui parlo però dell'uso ideologico che è stato fatto, che è un'altra cosa, cioè il fatto che a un certo punto si è creata una sacra dicotomia fra il laicismo, per cui che è una patologia della laicità, ovviamente, chi vi parla è laico ma non laicista, il laicismo è la patologia, cioè è la laicità quando diventa una religione intransigente, il laicismo che presenta come potremmo dire religione il fanatismo dell'ateismo e della delegittimazione del religioso, no? E dall'altra parte la religione messa sotto assedio, no? Perché forse alcuni di voi sanno che una rivista teologica in Francia, dopo gli attentati, si è sentita pressoché costretta a pubblicare sulla propria rivista anch'essa le immagini di Charlie Hebdo, no? Perché se no, difendendo semplicemente i valori religiosi, faceva la parte della difesa del terrorismo e così via, no? Questa è la logica ideologica del potere, no? Dove ovviamente, ça va sans dire, chi vi parla è assolutamente per la libertà di espressione, ci mancherebbe. Mi permetto nel mio piccolo di dire che riconosco ovviamente la libertà di espressione e riconosco anche con altrettanta libertà la volgarità gretta delle evidenze di Charlie Hebdo, dopodiché liberissimi di farlo. Si tocca il senso del sacro. È una volgarità dal mio modesto punto di vista. Va a toccare forse anche i punti ancestrali. Si può fare assolutamente. Anche rispetto allo schiavo. Anche se poi c'è una contraddizione, perché poi quelli delle vignette di Charlie Hebdo hanno mobilitato milioni di persone con la matita per la libertà d'espressione, e poi due giorni dopo è stato arrestato il comico francese Dieudonné, peraltro fautore di una comicità piuttosto a buon mercato e volgare anche lui, ma comunque in nome dello stesso principio della libertà d'espressione già la si è tradita con quell'arresto. È antisionista, no? Dieudonné, forse per quello. No, veramente non so nemmeno chi sia questo. È un antisionista, lo conosciamo. L'ho conosciuto perché di questa vicenda. Dopodiché, come dire, si parla sempre di... questo è un aspetto interessante piuttosto da dire, cioè il fatto che in questa quarta guerra mondiale, in cui ci troviamo, sempre di più l'accusa di apologia di terrorismo verrà utilizzata per
ridurre, disciplinare, incanalare gli spazi di libertà di espressione, evidentemente, no? Perché l'accusa di apologia del terrorismo è un'accusa, capite bene, su cui si può discutere molto. Allora anche Marx e Machiavelli possono essere colpevolizzati come apologeti del terrorismo e quindi essere messi fuori legge. No? Se uno legge Il Principe di Machiavelli, è una continua apologia del terrorismo, no? Pensate come descrive questi assassini, questi scannamenti con il realismo cinico, senza condannarli, è apologia del terrorismo. Cioè, bisogna fare attenzione, chiaramente, e non ricadere nelle logiche obbligate a cui il potere vuole